Eccoci qua, buonasera. Buonasera a tutti, scusate, sono un pochettino in ritardo, non mi sono accorto. Il tempo volava nella live in inglese. Vado qua avanti direttamente, non spengo e riaccendo neanche il Facebook. Buonasera a tutti e eccoci qua, io devo solo lasciarvi 30 secondi per andare un attimo al bagno, ma torno subito. Eccoci qua, la 1, qua andiamo a vedere se c'è qualcuno. Oh, non c'è ancora nessuno, meno male, no, peccato. Sì, eccomi qua, buonasera. Cioè, buongiorno, ciao a tutti. Scusate, sono un pochettino in ritardo, non mi sono accorto, il tempo volava con la live in inglese e allora devo raccogliermi un attimino. Scusate. Allora, oggi quello che facciamo, avete già visto, è un coniglio di Pasqua. Nel frattempo ho già fatto quasi una famiglia intera, ve la faccio anche vedere. Beh, mancano i piccoli in realtà. Adesso qui cambio camera. 1, 2, 3, 4, li vedete tutti? Sì. Faccio. E in realtà ho fatto 4 e mezzo, ma all'ultimo mancano le orecchie e la coda. Bene, volevo mettere un attimino qua questo pannello, ma devo prima pulirlo. Ho sporcato un po' con l'olio prima. Ok. Questo pannello lo metto qua perché così voi vedete un po' meglio. Tutto vedete meglio. Allora. Bene, eccoci qua. Ciao, ciao Lorenzo, piacere di averti qua. Ecco, questo è quello che ho fatto appena nella live in inglese e questi sono altri che avevo fatto precedentemente. Va bene, per fare questo abbiamo dei blocchetti di legno per il corpo. Questi sono 6x6 per lunghezza circa 12, non è così importante.
Poi abbiamo dei blocchetti di legno per le teste che sono 4x4 per 8 più o meno, anche questo non è così importante. Poi abbiamo qua, vi dico anche che legno è. Questo è un pezzo di frassino un pochettino spalted. Questo è un pezzo di cipresso. In realtà non mi dispiace se il corpo è la testa hanno più o meno lo stesso colore, però è anche un bellissimo lavoro per far fuori un po' di pezzi di legno che avete in giro, perciò qui ho le teste in tasso, però è solo l'alburno del tasso, perciò bianco. Poi abbiamo qua ancora i due blocchetti per le orecchie e la coda. E questo è un prugno, è un pezzo di prugno che ho in giro da tanto tempo come tronco. Non so neanche da dove salta fuori, l'avevo trovato una volta davanti alla porta del mio laboratorio. Poi ci serve il mandrino con le quattro ganasce e ho qua due martiri, due. Ce n'era in giro un altro, ma se no usiamo. Ah, qua, eccolo qua, che sono già preparati, forse li posso riusare. E poi un'altra cosa che ci serve è un po' di colla cianacrilica. E il suo attivatore, così vedete tutto. Queste sono le cose che ci servono per il nostro piccolo progetto di oggi. Visto che con la live in inglese mi sono un pochettino ho sbagliato un po' tempo, pensavo che fosse tutto un po' più rapido. Allora, qui acceleriamo un pochettino, ma senza fare troppo in fretta. Questi li metto qua così mi guardano. Ciao Alberto! Questo pannello l'ho solo messo così voi vedete bene le varie. Ah, questo ho dimenticato farvi vedere, anche questo ci servirà, forse. Ok, prima di tutto torniamo due tenoni ai nostri due pezzi per i due corpi. Qui c'è la mia matita. Marchiamo il centro, ma non deve essere chissà che precisione. Non è così importante. Stessa cosa anche. Ciao Graziano! Avrei un compressore da sistemare anch'io. Bene, questo qua è un pezzo di cipresso che appunto forse l'avete già usato, ha questo odore abbastanza intenso, a me non piace particolarmente, preferisco altri odori di altri legni, il cipresso non è proprio il mio preferito, ma fa niente, come ho detto prima, è un ottimo progetto anche per far fuori dei pezzi
di legno che avete in giro. Qui voglio zoomare un pochettino e sistemare, vediamo un attimino, ma il fuoco è abbastanza buono, credo. Ok. Allora, qui scrossiamo un attimino, un po', senza esagerare. E poi facciamo un tenone da 48 mm. 48 perché io so che il mio mandrino, la misura perfetta per il tenone è 48. Il tenone lo faccio come sempre con la scorbia, con la profilare, perché un tenone perfetto, trovo io, si fa con la profilare. Ok, questo è un pezzo di frassino leggermente spalted, ma penso che ne resta poi poco dello spalted, della parte bella dello spalted. Ciao Salvatore! E anche qua faccio il tenone con la profilare. È ancora un po' grande, mi sa. Sì, giusto. Forse tanti lo sanno già perché lo dico quasi tutte le volte, ma perché faccio il tenone con la profilare? Lo faccio e non con il troncatore, per esempio, perché proprio un buon tenone deve in realtà essere un tenone che si può togliere, mettere dal mandrino tante volte e funziona. E funziona sempre, perciò un tenone raschiato, diciamola così, che in realtà se fai il tenone con il vedano, per esempio, è comunque sempre un tenone raschiato. Un tenone raschiato non gira mai perfettamente tondo perché la parte più strappata è un po' più morbida e le ganasce si pressano dentro di più in quella parte lì, e allora il vostro pezzo non gira mai perfettamente tondo. Mentre un tenone fatto con la scorbia, normalmente, se è fatto bene, gira perfettamente tondo. Poi un piccolo dettaglio, lo vedete anche qua. La grandezza del tenone è quella. Aspetta, forse voi non lo vedete. Eh? Ah, sì, no, no, si vede, si vede. La grandezza del tenone è perfetto quando il mandrino è quasi chiuso. Qui vedete che ci sono ancora 2 mm di aria tra le ganasce, e allora le ganasce formano praticamente un cerchio preciso, e allora in questo momento qua noi abbiamo il tenone migliore. Ok. Da ora in poi uso principalmente lo scalpello obliquo, però vado a prendermene un altro perché questo non taglia più molto bene. Questo taglia. E questo, infatti, come
prevedevo, gira perfettamente tondo. Allora, vedo che ci sono 8 che in realtà sono pochi. Fatevi vivi se ci siete. Ditemi chi sono. Sì, dai, fate delle domande se ne avete, chiaramente. Questo ha l'appoggio un po' basso. Non faccio la misura, ma faccio il diametro massimo che con un 6x6 mi viene fuori. Faccio qua un taglio per intestare bene il mio pezzo. Poi io so già che la lunghezza del corpo. Ciao Claudio! Tanto che non ci sentiamo. So che il corpo del mio coniglietto deve essere lungo 7 centimetri e mezzo, lo so perché ne ho fatto qualcuno di prova. E poi la forma del corpo, vedete che ha un po' una forma di un uovo, anche la testa è un pochettino la forma di un uovo, perciò qui facciamo a occhio una forma simile a un uovo. Questo è un ottimo esercizio anche per aumentare la vostra fiducia nel... Ecco, nello scalpello obliquo. E poi da questa parte un po' più stretto. E per il momento io mi fermo qua, poi vi faccio vedere come finisco la punta. Qui accendo l'aspiratore, faccio una carteggiatura di quello che ho già fatto, avendo lavorato con lo scalpello. In teoria basta iniziare con la carta da 180, non bisogna andare alla 120 perché lo scalpello ci dà già una finitura sufficientemente bella per poter iniziare con la 120, con la 180. Bonjour, le bois qui tourne, alors je ne sais plus qui es-tu, qui, si, mais. Le bois qui tourne, tu es déjà été ici. Oui. Voilà. Per il momento questo è quello che facciamo al corpo e facciamo subito anche il secondo corpo. E anche qui vedete che gira perfettamente rotondo. A quanti giri lavoro? Questo sono 2100. Potrei aumentare anche, è un pezzo che potrebbe anche a 2008 adesso lavorare, ma 2100 perché così non mi scotto le dita quando carteggio. Però come sempre io non so a quanti giri lavoro. Guardo perché me lo chiedete per i corsi.
Mi piacerebbe in realtà mettere uno scotch sul display che non si vede, perché non è importante. Almeno non per questi pezzi qua, perché la cosa importante, sono due cose importanti dei giri. Uno è, stai bene dietro il tornio, sei a tuo agio. Questa è la cosa principale. E la seconda, chiaramente, balla il tornio o non balla il tornio. Se balla il tornio, comunque non stai bene, non sei più a tuo agio normalmente, perciò non è così importante il secondo. Però la cosa importante è che se io ti dico devi lavorare a 3.000, ma tu ti caghi addosso, scusa, non ha senso. Se tu sei a tuo agio a 2.000, mentre io lavoro anche tranquillamente a 3.000, tu lavora a 2.000 che va benissimo. È un po' quello che voglio dire. Però tendenzialmente lavori sempre alla, secondo me, alla velocità massima che ti fa stare a tuo agio. Ecco, questa è un po' la mia teoria sulla velocità. Guardate che c'è un pochettino di fungo qua che è stupendo, solo che purtroppo la maggior parte andrà via. Ok, anche qua, lunghezza 75 mm del corpo. E qui possiamo un po' fare l'esercizio della gola a V, sempre con lo scalpello obliquo. Ciao Ignazio. Ok, questo Stefano qui hai ragione chiaramente. Io normalmente, però il motivo è un altro, ma normalmente abbasso la velocità per carteggiare, ma il motivo è un altro, perché porto via sempre esattamente quello che ci vuole. Però il legno non deve surriscaldarsi troppo. Certi legni, se si surriscaldano dalla carteggiatura, si formano subito delle micro crepe che sono molto brutte da vedere. Allora, per esempio, le dita, non devi scottarti le dita quando carteggi, e questo, se non abbassi un pochettino la velocità, spesso ti succede. Ok, questo è il secondo corpo. Qui carteggio così poco che comunque non abbasso la velocità, e 2.000 anche per carteggiare non è così grave. Questo era 120. Ho sbagliato, potevo iniziare anche con la 180, ma ogni tanto, avendo già qua la carta, mi dimentico. Io con la carta, Stefano, devo comunque portare via il necessario, nel senso che la carta, deve pulire il legno. Se ho dei segni brutti, devo carteggiare tanto, se non ne ho, devo carteggiare di meno. Questo è il secondo corpo e passiamo subito anche alle teste, bianche. Le teste le faccio senza tenone, non è il massimo, ideale sarebbe sempre fare un tenone, ma io adesso li metto qua nel mandrino, in questo modo qua, e
va comunque bene, eh. Voglio un diametro da 30 sulle teste, perciò preparo la il calibro per questo e qui parto direttamente con il Hi-Hari con lo scalpello. Qui faccio un taglio giusto per impedire me stesso di andare troppo in là. Tutti quelli che mi stanno guardando su Facebook, vi ricordo che se venite su YouTube avete una qualità migliore e avete la possibilità di vedermi su camere diverse. Posso cambiare la camera come poi viene comodo a voi. Certo, Stefano, lì hai assolutamente ragione. Sulle penne bisogna veramente vedere di carteggiare il meno possibile. Se è chiaro che se abbiamo un legno come questo, per esempio, e lo vedete che qui è un pochettino fungato, qui è sano, qui è molto più duro che qua. Perciò carteggiando nella parte morbida ne asportiamo di più che nella parte più dura, sana. E allora il nostro pezzo di legno tende a diventare ovale. Sulle penne un'ovalizzazione è fatale perché deve combaciare sempre con la boccola, mentre su un lavoro di questo genere è chiaro che non è così importante. Ok, questa è la testa, la intesto anche questa, la lunghezza della testa è 4 centimetri. Giusto questo, sì, mi sembra 4, sì. E facciamo la stessa cosa. Anche qua è chiaro che lo potete fare anche con lo sca. Ai, ai, ai. La concentrazione quando si chiacchiera, volevo dire che lo potete fare anche con la scorbia, con una profilare, però è un ottimo esercizio per esercitarvi con lo scalpello. Ok. Questo è una testa, anche qua una carteggiatura rapida con la 180, ciao Vedran. E la 320, no, la 240, scusate. Se io guardo più sullo schermo che sul lavoro, non è il massimo. Ok, non lo taglio neanche questo. Faccio un'altra testa. È arrivato, ma va bene, siete nella stessa stanza adesso, non state tranquilli, eh. E
anche qua, diametro 30. Intestare. Lunghezza 4 centimetri. Sì, ho capito, sì, hai ragione. In teoria di solito mi funziona, però appunto mi funziona chiacchierare e lavorare, sì, però guardare lo schermo e usare lo scalpello, quello no. Però lo sapete che c'è in Inghilterra questo tornitore cieco che fa delle cose eccezionali, impressionanti, eh? È una cosa che... La cosa interessante di questo è che, perché ho proprio letto la sua storia, lui non è che torniva e poi è diventato cieco. E allora sapeva già tornire, ma lui è diventato cieco a causa di una malattia a età adulta, non so esattamente a che età, e dopo, quando un incidente era, aveva forse già 40 anni o qualcosa del genere, e quando è diventato cieco, lui ha detto: ma devo pur fare qualcosa, non posso stare lì a non fare niente. E ha scelto la tornitura e fa delle cose veramente eccezionali. Se avete voglia se vi interessa, potete mandarmi un messaggio su Facebook, su Messenger, e vi mando un link che è veramente molto interessante. Ok. La prossima cosa, e qui ho già preparato un martire. La prossima cosa è dobbiamo finire il nostro corpo a forma di uovo, e per fare questo ho preparato un martire e la testa dovrebbe starci dentro perfettamente. E se io cioè io posso lavorare e mi tiene. Adesso la posso ancora centrare con il... adesso spengo anche l'aspiratore di nuovo, anche se credo che non sia veramente un problema. Hi, Fikret. Giorgio, ciao. Ecco, adesso, avendo qua ancora il buco del centro, io posso spingerlo bene bene nel suo martire e posso finire il lavoro qua. Ok, spengo un attimo, tolgo la contrappunta, questo va lì alla stufa e adesso questo tiene. Questo è così ben messa qua nel mandrino che questo adesso tiene e io posso finirlo. Sì, tiene, avete visto quanto tiene? Ma fregato, avete visto? Allora basta bagnare un pochettino il mandrino. Parole grandi, eh? Tiene, tiene. Le ultime parole che disse. No, vabbè. Posso ancora centrarlo. Ok. E adesso gli do un colpetto col martello.
Gira ancora tondo, avete visto, e finisco la punta qua. Posso carteggiare ancora. Si vede che in inglese tiene meglio che in italiano. No, no, adesso tiene. Un po' da sputa. Poi devo dirti una cosa, Alberto. Lo fa ancora anche mia moglie e lo fa già anche mia figlia, sferruzzare davanti alla tele. Vabbè, questo. Ok, il primo corpo, è finito, è pronto. Facciamo anche il secondo nella stessa maniera. Sempre se mi ricordo dove l'ho messo. Ma ne avevo fatti due, no? Qua. Però già che cercavo il corpo, ho visto una cosa che vi faccio vedere velocemente sulla 1. Grazie, Claudio, ma vi faccio vedere questo. Questo è una. È una scatola che ho fatto stamattina in olivo, sicuramente tanti di voi l'hanno riconosciuto. Qui c'è un inserto di Ebano Macassar e qui ecco apertura, chiusura, cioè sì, che praticamente adesso devo girare così. Se sentite, c'è proprio. Fa proprio l'aria. Visto? Ecco, questo non c'entra, ma adesso l'avevo appoggiata lì davanti allo schermo e cercando. Cosa mi è capitata tra le mani e vorrei farvi vedere principalmente anche la finitura. Questa è una finitura a cera, turapori e cera. È una finitura veramente, ragazzi, finitura mozzafiato. O no? È il nome del mio corso che io offro ogni tanto, appunto, il corso si chiama Finiture Mozzafiato. Grazie Alberto. Ciao Vito. Ok, andiamo avanti qua. Con lo scalpello di nuovo. Quando fate questo, ops, scusate, quando fate questo lavoro qua, questo taglio, non lo tagliate completamente e il punto più fine, il punto di rottura, vedete questo, non lo fate proprio al vostro lavoro dove è finito, ma lo fate un po' più in avanti. Io non so se si vede, ma provo con l'altra camera. Vediamo un po'. Vedete dov'è il punto dove si romperà? È qua, non è qua, perché quando si rompe comunque un po' di fibre le strappa dentro. Allora, se io faccio il punto di rottura qua, ho sempre una cosa visibile dove si è rotta la fibra. Se invece faccio il punto di rottura qua,
Allora, funziona, bene senza lasciare segni. Adesso, plac, si rompe qui e non là. E adesso, qui posso tagliare bene. E una finitura, ho una finitura bella bella pulita. Mi serve un cameraman, guarda. Infatti, si è offerto qualcuno. Aspetta, non c'è nessuno del secondo corso qua adesso. Mi sembra, perché è un anziano del secondo corso, Guido Bassi, forse ci vede anche. Lui si è offerto come cameraman e questo sarebbe una bella cosa. È un mio allievo che abita relativamente vicino e questo è un suo hobby, perciò oltre alla tornitura, perciò potrebbe essere un'idea carina avere un cameraman. Sì. E durante il corso almeno riuscite a dirmelo, invece qua non vi sento neanche. Ok, carteggiatura di questo corpo qua. E anche la 320 e così i due corpi dei nostri conigli sono finiti e anche adesso la camera, tac. Ok, corpo numero 2. E adesso dobbiamo fare quasi la stessa cosa anche con le teste. E qui appunto ho preparato un martire, però mi sa che perché ho fatto le teste un po' più piccole stavolta che l'altra volta, allora mi sa che questo martire è troppo grande. Lo facciamo un po' più piccolo. Sono occhiali da protezione. Ok, e visto che dobbiamo fare questa cosa qua, non so chi di voi mi ha già fatto vedere, mi ha già visto fare, il back hollowing. Questo lavoro qua, che è lo scavo di testa, questo è un taglia, lo scavo di testa, vediamo. Vedete? Quando volete scavare di testa con la scorbia, ma volete sempre tallonare, allora questo sistema qua si chiama back hollowing o scavare sopra la testa, tradotto dal tedesco. Fate questo lavoro qua e tallonate sempre qua. Faccio un attimino. Proviamo a vedere se. No, qui c'è questo in mezzo. Vediamo un po' se. Praticamente scavo così, tallonando sempre qua. Non si vede molto bene, si vede forse meglio da sopra. Io devo tallonare questo qua e il movimento è così. Faccio un taglio bello pulito nel legno di testa. Se
fino a certe profondità, non molto profondo, eh. Anche qui mi conviene bagnarlo un po'. Un'altra soluzione per gli arrampicatori è la magnesite o per altri sportivi. Io ho qua un sacchettino della magnesita da arrampicatore, perché io sono un arrampicatore, e allora questo lavoro si può fare anche con la magnesite. Ecco. E questo è il mio compressore, lo senti? Qui. Vado a prendermi un po' Giaffari più piccolo. Ecco, allora facciamo la stessa cosa. Sempre con la punta dello scalpello. No, lo sono ancora un arrampicatore. Sono andato, settimana scorsa sono andato a arrampicare. Ok, stesso discorso, solo che non ho dovuto neanche romperlo. E qui posso tagliare via ancora un po'. Voilà, carteggiatura. Questo è il 240, dov'è il 180? Qua. Però con una cosa hai ragione, è chiaro che con la pandemia anche l'arrampicata ha. Oh, Claudio, io sono bello in forma, solo che al momento no, perché appunto anche l'arrampicata ha patito un po' la pandemia, perché in palestra non si può andare, all'esterno devi andarci con altra gente e allora non ci vai, eccetera. E settimana scorsa finalmente ce l'ho fatta a andare di nuovo ad arrampicare dopo un po' di tempo che non ci andavo. Ok, questa testa è un po' più piccola dell'altra, perciò non ci sta dentro. Eh sì, ci credo, ci credo. E ogni tanto ci arrampichiamo anche sui vetri, eh. Tu dovresti saperlo, Claudio, io cazzate mai. Ok, qui ho beccato perfettamente il centro, perciò possiamo finire anche questo. Scusa, cioè io spero comunque che anche a 70 anni andrò ancora ad arrampicare. Forse cambia il livello, ma il divertimento spero di no.
Poi comunque no, no, mi manca ancora qualche annetto fino ad arrivare a 70, eh. Non più di quel tanto, ma insomma. Comunque avete visto questo mandrino, questo martire con una forma semplice, ma il mio pezzo ci tiene dentro perfettamente, quasi sempre. Ok. Anzi, a volte non viene più fuori. Una testa, due corpi. La prossima cosa da fare sono le coda e sì, insomma, coda e orecchie. Questo ho preparato questi due pezzi di prugno. Mi piace se il colore della coda cambia leggermente in confronto al corpo. Anche delle orecchie. Questo qua ha una crepa che forse ci conviene infilare un attimino lo scalpello e rompere. No, non si rompe, allora si romperà durante il lavoro. Ma tanto io ho gli occhiali da protezione. Anche qua, la velocità massima, abbastanza veloce, non importa così tanto. Però per chi guarda poi in differita, c'è Vedran che chiede per lo scavo back hollowing o appunto sopra la testa, mi chiede la velocità. Perché non gli è andata bene quando l'ha provato. Ok, non c'è secondo me una velocità adatta, ma ci sono legni più adatti e legni meno adatti. Quello che ho appena fatto era un legno molto meno adatto, a dire la verità. I legni compatti come il noce, l'acero, in linea di massima vanno abbastanza bene. Qui faccio un tenone lungo, stretto, che mi va nel mandrino, nell'altro con le ganasce zigrinate. Diametro non lo sto lì a misurare. E invece questo legno qua che ho usato, questo è Douglas, e il Douglas ha la parte chiara che è morbidissima, la parte dura che è molto dura, perciò non è molto indicato in generale per la tornitura, e in particolare per il back hollowing non è molto adatto, però era quello che avevo in giro, perciò lo stavo comunque usando. Però non è il massimo in realtà. Però la velocità non è così importante. Io adesso scavavo a 1000, a 2100. Voglio vedere una cosa. Si vede? No, non si vede. Aspetta. No, non funziona. Secondo pezzo, adesso posso togliere la testa e allora si vede anche con l'altra camera. Tolgo anche il trascinatore.
metto il mandrino con le ganasce zigrinate. Chiave. Qua. E per adesso mi sa che faccio finisco poi solo uno. Vi ho detto prima che c'era una crepa, no? E allora, Stefano, ti dico che il mio scalpello preferito è questo qua, in realtà. E questo è da 30, credo. 30, esatto. Questo qua. Questo è molto vecchio. L'avevo già nell'apprendistato, è un acciaio particolare dei tempi di una volta, cioè di 30 e passa anni fa. È molto buono come acciaio, che secondo me è ancora meglio del Crio di oggi, che io però non so come mai, e allora non lo uso così spesso, lo uso proprio quando mi serve. Invece quello che sto usando qua è un 25 della Crown, è un Crown Crio. Cominciamo col codino, eh? Qui è praticamente una mezza pallina che faccio. Faccio uno spinotto dietro da 3 mm. Dovrei avere mi spariscono le cose. Strano, eh? Sono l'unico che è qua, ma spariscono le cose. Ah, sì, è sotto qua. Vabbè. Mi sfugge la parola. Prima l'ho detto per l'altro, ma comunque faccio uno spinotto da 3 mm col calibro, ecco. Quando cade vuol dire che siamo a 3. Ok. Carteggiatura. Ok, scusate. Non è così facile, eh. Allora, prima di tutto posso zoomare un po' e ecco. Adesso più di così credo che non riesco a mettere a fuoco. Ok, adesso vedete anche lo sporco sotto le mie unghie, perciò. Ok, la taglio. E poi facciamo un orecchio.
po' più tondo, eh. Il primo che ho fatto, qualcuno mi ha detto che ha le orecchie da tricheca, perciò così. E anche qua, no, carteggiatura prima. Se no possiamo provare così. E poi anche qua uno spinotino da 3 mm. L'altro pezzo che ho preparato per il secondo orecchio. Ah, c'è anche Bixio, ecco, ciao. Elino. Come sempre vi ricordo che mi trovate anche su YouTube. Anche questo lo scrosso un attimo con la scrossa. E poi andiamo avanti con lo scalpello. E adesso però voglio fare la misura del primo orecchio, così almeno il secondo lo faccio uguale. Ecco, così. Ancora grosso. E anche la lunghezza cerchiamo di farla uguale, o almeno quasi. Bene, carteggiatina. Ok, aspetta, carteggiatina, che qua dove finisce, e la tagliamo. Bene. Adesso abbiamo pronto, no, tutti i pezzi.
Adesso monto il plattorello con la carta di vetro su questo mandrino. Questo è un plattorello col filetto da 14, che è il filetto della Perles, sì, come la chiamate voi? Il flessibile. Qui c'ho su una carta da 120, credo. Vi faccio vedere quello che faccio, ma dopo vado un attimo a farlo alla mia carteggiatrice più grande. Allora, ho qua, ci metto l'aspiratore. In pratica devo fare un appoggio e poi anche dove appoggia la testa, dove si monta la testa sul corpo, devo fare una piccola superficie e la posizione di quella superficie la possiamo decidere da volta in volta. Qui vedo qua una piccola crepa, allora la faccio proprio qua, sono un po' troppo veloce, ma qui ho un plattorello un po' morbido e allora preferisco, per fare una superficie perfettamente piatta, preferisco farla sull'altra carteggiatrice, giusto, ecco, per farvi capire quello che faccio. Allora, ho fatto una piccola superficie qua, ho fatto l'appoggio qua, ho fatto una piccola superficie anche qua, dopo va montato così. Qui, chiaramente, a dipendenza di quello che volete fare, potete girare un po' la testa che guarda un po' in qua, un po', guarda un po' in qua, potete fare questa levigatura o questa levigatura, un po' inclinato in un modo o l'altro, e così potete cambiare un po' espressione di ogni coniglietto che fate. Un'altra cosa da fare, questo lo faccio qua, è appiattire le orecchie, perché non devono essere rotonde ma devono essere un po' piatte. E qua attenzione alle dita, facile scivolare e carteggiarsi anche i dittini. Una cosa di questo genere pensavo. E anche il secondo. E se le lavorate un po' bene, non dovete neanche più farvi le unghie. Ok. Rosario, tanto qua è meglio anche per varie altre cose. Per esempio, adesso io posso cambiare su questa camera che mi vedete un po' meglio. Metto qua il mio pannello su quale posso lavorare bene perché non voglio sporcare il letto del tornio. Abbiamo pronto. Rosario, se sei già abbonato, bene, se non sei ancora abbonato, non esitare ad abbonarti anche al mio canale.
E questo vale non solo per Rosario, ovviamente vale per tutti gli altri. Ecco qui ho corpo, orecchie, testa e codino. Ok. Adesso la prossima cosa che dobbiamo fare è montare la testa sul corpo. Per fare questo io uso la colla CA con l'attivatore. Anzi, faccio così. Non riesce a mettere a fuoco qua. Ok, allora la mia faccia che non frega niente a nessuno la mette a fuoco, invece quello che vogliamo non lo mette a fuoco. Allora, usiamo questa. Andiamo un po' di qua con questa e ok. Bene. Allora, abbiamo la colla CA media, di densità media, e ho qua l'attivatore. Praticamente preparo testa e corpo, metto l'attivatore, no, apro la colla, metto l'attivatore sul corpo, metto una goccia, ce ne vuole poca, di colla sul la testa e poi la monto come voglio io. Cioè adesso questa l'ho girata leggermente a sinistra, lo vedete, non è proprio dritta dritta, che l'ho fatto apposta. E mettendo l'attivatore sul corpo, la colla reagisce veramente subito e allora possiamo subito anche continuare con il lavoro. Le orecchie hanno qui ho la punta del 3 e le orecchie ho fatto lo spinotto da 3, perciò posso fare i buchini per il montaggio delle orecchie. E ho dimenticato, anche qua voglio fare una piccola superficie piatta, ma proprio piccola, dove va montato il codino, così che va bene in battuta. Se no rimane un po' d'aria e non è bellissimo. Ok, allora vediamo un po'. Una goccia di colla. Poca colla, tendenza di metterne troppa è sempre dietro l'angolo. Altro orecchio, papam. E la coda. Qua potete anche usare un'altra colla, chiaramente non deve essere la CA. Io qua adesso uso la CA perché così almeno asciuga subito e quando è finita la live anche il coniglietto è finito. E il coniglietto è finito. Ultima cosa che ci rimane da fare è il trattamento. Ci mettiamo una mano di Danish Oil. Metto il Danish Oil, questo è Food and Toy Safe, perciò un bambino lo può anche mettere in bocca, eccetera, perciò sono tranquillo. O anche se si mette forse nel cestino di Pasqua assieme alle uova di zucchero o qualcosa, non crea assolutamente problemi. Ho qua un pennellino. Ciao Vito!
Mi piace sempre mettere l'olio perché così vedo come cambia il colore. Io mettere l'olio è sempre una cosa che mi diverte. Poi vedete il colore di questo prugno delle orecchie e il codino. È bellissimo. Ecco. Si potrebbe usare anche un pennello un po' più grande, ma era quello che avevo sotto mano. Ok, finito. Finito il coniglietto, l'altro devo prima fare anche le orecchie e la coda, perciò non la finisco adesso e ve la faccio vedere anche agli amici su Facebook. Coniglietto finito, lavoretto molto carino, regalino per Pasqua da un tornitore. Per un nipote o che sì, o un figlio, una figlia, chiaramente. Ecco, vi piace? Vito, secondo me il fatto che viene a trovarti un amico è molto più importante che che la mia live, che si può vedere anche in differita, o no? Alberto, dimmi una cosa, ma giusto per curiosità, perché stavolta, altre volte no? Dimmi, perché io faccio questo e posso solo migliorare se mi date una mano. Io sono più che contento se mi date qualche consiglio per come posso migliorare le mie live. E questo anche nell'ottica. Ah, sì. Ok, adesso ho capito cosa intendi. Sì, ecco, guardalo. Ho tagliato un pochettino le punte delle orecchie. Sì, mi hai fatto un'ottima osservazione l'altra volta. Capito, capito. No, comunque ripeto, io sono più che contento delle vostre critiche, perché io questa cosa delle live, io la faccio learning by doing, cioè non c'è nessuno che mi fa vedere come si fa, eccetera. Sì, un po' qualcosa si guarda online, tutorial così, però più o meno ho dovuto elaborarmi tutta questa cosa da solo, perciò ogni consiglio da parte vostra è benvenuto, assolutamente. Ok, qui ne ho uno, due, questo. Questo e ci deve essere un altro, eccolo qua. Beh, c'è già una bella famigliola. Di coniglietti. Mancano un po' i piccoli, eh. Forse devo farne qualche. Grazie, Rodrigo. Devo fare qualche piccolo anche, così per
In realtà non ho neanche nessuno a cui regalarlo perché i miei figli ormai sono grandi, anche se forse probabilmente avranno poi piacere lo stesso. Molto probabilmente avranno piacere lo stesso. Bene, avete domande su questo lavoretto qua? Qui c'è qualcosa, se lo guardi bene, quello scuro sembra un tricheco che sta a pancia in su. Eh sì, infatti lo fanno, solo è il codino che un po' disturba, un po', è un po' strano per un tricheco il codino, Però va bene, ok. Facciamo, no, lo lascio così, tanto è il primo che ho fatto, dai. Ho ancora una testa, ho ancora un corpo e ho ancora un corpo con già montato la testa, ma mancano le orecchie e il codino. Certo, questo è solo un lavoro che si può fare per Pasqua, ci sono tanti altri. Questo a me sembrava molto carino e non troppo kitsch, perché ci sono dei lavoretti che ho visto che sono veramente kitsch e non è tanto il mio stile. Invece questi qua mi piacevano, sono carini e è un bel lavoro anche per un principiante, perciò mi piaceva. Pingu. No, no, aspetta, sì, hai ragione Rosario. Io ne ho fatto due e oggi sono già cinque. Cinque e mezzo. Vedrà, pensare che è già difficile, eh. Uova di gatto, Vito, spiegami questa, mi sfugge un dettaglio. No, no, ho capito. Hai gatto le classiche uova. Chiaramente questo sistema del mandrino martire che ho usato per fare i corpi del coniglio va molto molto bene anche per fare le classiche uova. Sì, no, ho capito benissimo Rosario. Appunto, per quello ho detto, ieri ne ho fatte due e oggi sono già cinque. Grazie Lupo. Grazie Alberto, volevo dire. Ancora un attimo, ah sì, appunto, perché il problema è sempre finire le uova, le finisci bene da un lato, ma dall'altro lato poi devi ancora far via a mano perché rimane il pirulino, eccetera, eccetera. Invece con questo mandrino, con questo martire qua, che ho usato, dove stanno dentro veramente perfettamente, questo già non cade più fuori, cioè non tiene adesso per tornire, ma già non cade più fuori e l'ho solo appoggiato. Questi mandrini tengono molto molto bene, potete mantenere la contrapunta fino all'ultimo momento e poi solo carteggiare o far via l'ultima puntina. E poi toglierlo dal mandrino. È un sistema ottimo anche per fare le uova. Sì, anch'io altri anni ho fatto delle uova. Il più alto forse era alto 45-50 centimetri. Sì, certo, Vito. Ciao Luigi. Sì, preparo la fattura.
Volevo ancora dire qualcosa, ma adesso. Ah, no, no, Vedra, non cancello un bel nessuno, non cancello nessuno, sono quasi, anzi, iscrivetevi, iscrivetevi, sono quasi a 1000 iscritti e mi mancano forse 30 iscritti per arrivare a 1000 e lo sapete che quando sono arrivato a 1000 posso finalmente chiedervi dei soldi anche per le live. Prima no, allora iscrivetevi, iscrivetevi! Dragon X, eh sì. Mazza da baseball, qui c'è Luigi lo specialista, Luigi D'Amato che ha appena scritto di sopra, lui è lo specialista delle mazze da baseball. Ho qua del legno per fare delle gambe. Devo fare. Capita in realtà abbastanza raramente, ultimamente, una volta facevo tante. Devo fare 8 gambe per un tavolo fuori da questo ciliegio qua. È un lavoro commissionato che appunto 20 anni fa, 20-30 anni fa, facevo tutti i giorni lavori commissionati, gambe per tavoli, facevo pomelli per ristauratori, ma lavori di questo genere, insomma, colonne varie, anche per ringhiere, cose di questo genere. Tempo. Bitcoin. Ma allora, aspetta, adesso devo guardare una cosa. Eh sì, il primo si è già disiscritto, guarda. Stanno già scendendo gli abbonati. Vabbè. Dovevo star zitto, capito. Bene, io se voi continuate a sparare delle cazzate e non avete più delle domande serie, chiuderei poi piano piano la serata. E sei stato tu, Claudio, a disiscriverti, ho capito. Allora, no, la mazza da baseball non ho tanta voglia di fare. Però devo già pensare cosa fare settimana prossima. Cioè, dici, Vito, di lanciare l'appello per tagliarlo? Ragazzi, amici, tagliate il ginkgo e portatemelo, qualcosa di questo genere, o portatelo a Vito. No, Lupo, sì. Alberto, io faccio pagare le domande. Lo scavo di testa, va bene, ok, ma proprio questo o in generale? E alla russa ho uno di questi ganci russi, però ci penso, ci devo pensarci perché ho fatto scavo di testa poco tempo fa già, se non erro. E non vorrei fare la stessa cosa.
Beh, io un pezzetto ce l'ho e lo metto anche da parte per te, Vito. Però devi venire a trovarmi. Che dispiacere, eh? Col gancio, sì. Ok, ci penso. Perché sì, potrei. Adesso ci penso qualcosa. Poi la settimana dopo è già Pasqua? No, no, solo fra 3. Penso che il sabato di Pasqua non farò la live. Oh. Sì, ma per la filettatura mi faccio pagare. No, 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 io filettatura. Beh, il vantaggio del calice del sacerdote potrebbe essere che è uno scavo di testa, perciò posso far vedere lo scavo di testa facendo un calice. Questo potrebbe essere un'ottima cosa. Allora, Alberto, il filetto a mano libera l'ho fatto l'ultima volta 36 anni, no, 30, 34, 33, 32 anni fa, scusate, 33 anni fa, per il lavoro di fine tirocinio. E da lì non l'ho mai più fatto. Il torciglione uguale. Stessa cosa. Sì, vabbè, adesso ci penso una cosa. È un po' che non ho più, che non ho fatto qualcosa con colori. Volevo anche eventualmente divertirmi un po' con dei colori. Ma tengo comunque conto anche dei vostri suggerimenti, certo. Però può darsi che la prossima volta. Io spero, spero. Colori, colori, colori. Ma dovrebbe arrivarmi un pacco. Dovrebbe arrivarmi un pacco con dei prodotti nuovi. Che dovrò sperimentare e allora potrebbe proprio essere Vetrani il puntale, non per te, lo so, lo so. Vedra, mi dovrebbe arrivare il pacco dal tuo amico Alexander. E allora probabilmente farò qualcosa con un prodotto che trovo nel pacco. Questo è la cosa probabilmente più probabile per sabato prossimo. Pare che sia già in Svizzera, ma in dogana ferma. Doveva già arrivare. Spero che lunedì o martedì arrivi. Da noi venerdì è festa, ma sabato sarò qua di nuovo. Bene, detto ciò, vi auguro una buona serata. Buona domenica. Sì, ho capito, non faccio il puntale. Ci vediamo presto, certi di voi li vedo giovedì, durante il corso finiture mozzafiato, e gli altri spero di vedervi di nuovo sabato prossimo.
colori, mi sa. Ok. Buona settimana. Ciao. A presto. Anche qua. Grazie Bixio per i complimenti. Ciao ragazzi. Su Facebook chiudo. Buona domenica. E anche qua chiudo. Oh. Questa era lunga, eh. Ciao, ciao. Ah, ciao Massimo. C'eri anche tu, Massimo, ma non ti sei fatto vivo. Buona serata a te, buona serata a tutti. Ciao.